Buongiorno ragazzi, volevo farvi vedere una cosa che ho fatto un bel video. Allora, questo è il video. Allora, questa qua è una strada vicino a casa mia, a 10 km neanche a casa mia, e la faccio ogni mattina e ogni pomeriggio la faccio sempre. Allora, aspettate che tolgo anche il video, che l'audio che tanto non serve. Questa è una superstrada. E qui arriviamo a una bella rotonda. Ok. Eccola qua. Da qua, in tutta la rotonda, è da 4-5 mesi che è messa così. Però l'hanno tutta grattata. L'hanno tutta grattata e l'hanno lasciata così. Poche parole, andiamo un po' avanti così si vede un po' meglio. Cosa succede? Aspetta che qua ho cambiato la marcia. Come vedete, è tutta grattata e tutta la rotonda. Qua sono successi, in questa rotonda qua, sono successi minimo due incidenti. Ma perché? Non adesso perché è asciutta, va più che bene, non c'è nessun problema. Ma quando c'è pioggia, avendo tutti i solchetti con l'acqua e tutto quanto, uno fa la curva un po' veloce, ho provato anch'io, e la macchina si va all'esterno. Cioè, se tu fai la rotonda normale, quando piove senti proprio che la macchina ti scivola via, perché d'altronde la ruota non è più a contatto con tutto l'asfalto, ma è a contatto con un po' di asfalto, quindi è molto scivolosa. Tra parentesi, quest'inverno, quando c'era la neve, che non sono passati tra parentesi con il sale, c'era un disastro qua. Cioè, qua c'era una coda impressionante qua, cioè coda da di là, da di qua, da tutti quanti, perché appena iniziava a sterzare la macchina partiva. Perché appunto non c'è aderenza, non c'è tenuta, perché c'è tutta piena di solchi questa strada qua, cioè questa rotonda qua, e continua. Vedete? Tutta quanta l'hanno tutta grattata, è da 4 mesi che è messa, 4-5 mesi che è messa così. Non la sistemano mai. Cos'è che hanno fatto piuttosto? Hanno messo dei, vediamo se si vede, hanno messo dei catrame liquido per i solchi più grossi. Magari adesso io giro di qua. Comunque, hanno messo ben come, è un disastro. Questa qua, con quando c'è la pioggia, bisogna andare via i 20 all'ora in questa rotonda. Essendo una rotonda grande, la gente corre. E proprio vedi la mattina, adesso no, ma quando piove, si vede proprio la gente che inizia a fare la curva, trrr, che gli scivola la macchina. Magari c'è, hai uno di lato, all'esterno gli vai addosso diretto. Cioè, minimo due incidenti ho visto io in questa rotonda qua. Andiamo avanti perché non è finita. Andiamo avanti, andiamo avanti, e adesso vi faccio vedere come hanno sistemato qui la strada perenne, perché non la vogliono sistemare, perché non ci sono i soldi, naturalmente non ci sono i soldi per sistemarla, giustamente. Eccole qua. Cioè, guardate qua come hanno sistemato la strada. Cioè, piuttosto di riasfaltarla tutta, cos'è che hanno fatto? Cioè, hanno fermato per una settimana questa strada qua, hanno messo il semaforo all'inizio della rotonda e avanti qua a 300-400 metri, per tutte le crepette. Tutte le crepette le hanno sigillate con il catrame liquido. Cioè, ma ci hanno messo una settimana a farle tutte, perché sono un miliardo. Cioè, se noi andiamo avanti, cioè, guardate, cioè, tutte le hanno fatte. Tu, piuttosto di rifare la strada, hanno perso una settimana per sistemarla in questa maniera qua. Cioè, aspetta, non è finita, perché è lunga. Cioè, guarda, tutte le linee, e le buche grosse le hanno lasciate lì, mi raccomando, perché quelle non si toccano, le buche grosse, mi raccomando. Cioè, qua c'è un disastro, qua, un disastro. Tutte le hanno passate, qualsiasi crepetta che c'era, le hanno sistemate.
Guardate qua, guardate cosa si sono inventati. Cioè, io capisco che i soldi non ci sono, io capisco che così la strada dura anche un po' di più, vabbè, perché giustamente d'inverno l'acqua entra, perché adesso andiamo verso l'estate, però d'inverno magari inizia a crepare, si distrugge di più. Qualcosa hanno fatto, ma si vede che proprio non ci sono soldi, no, in Veneto non ci sono più soldi. Cioè, guardate qua, cioè, il semaforo l'avevano messo in fondo, cioè, c'era una coda, qua c'era una coda, cioè io la evitavo questa strada qua finché hanno fatto i lavori perché c'è un'altra strada che va da un'altra parte, però è un disastro, è un disastro proprio, cioè, guardate cosa hanno combinato, cioè, hanno tappato tutte le crepette, tutte quante le crepette, ma qua continua per chilometri, eh. Cioè dopo continua per chilometri, questa qua, questa striscia qua, va avanti per 6-7 chilometri, l'hanno riparata così loro, questa è la loro soluzione, questa è la loro soluzione, tutto là. Questa è la loro soluzione per riparare le strade. Un po' di catrame sulle crepette e via, risolto il problema. Tutto qua ragazzi, guarda che mondo, che Italia di merda che siamo arrivati noi. Ok, tutto là. Ciao ragazzi, non avevo nient'altro a farvi vedere. Che merda d'Italia.